Cari fratelli, ringrazio Monsignor José Luis Escobar Alas, Arcivescovo di San Salvador, per le parole di benvenuto che mi ha rivolto a nome di tutti. Incontro qui degli amici di gioventù. C'è qualcuno che ride. Mi allegra poter incontrarlo. Sono felice di potervi incontrare, condividere in modo più familiare e diretto i vostri desideri, progetti e sogni di pastori ai quali il Signore ha affidato la cura del suo popolo santo. Grazie per l'accoglienza fraterna. Potermi incontrare con voi significa anche regalarmi l'opportunità di abbracciare e sentirmi più vicino alla vostra gente, di fare miei i loro desideri e anche il loro scoraggiamento e soprattutto quella fede coraggiosa che sa animare la speranza e smuovere la carità. Grazie per avermi permesso di avvicinarvi alla fede provata ma semplice del volto povero della vostra gente, che sa che Dio è presente, non dorme, è attivo, osserva e aiuta. Questo incontro ci ricorda un evento ecclesiale di grande rilevanza. I pastori di questa regione furono i primi a creare in America un organismo di comunione e partecipazione che ha dato e continua a dare frutti abbondanti. Mi riferisco al Segretariato Episcopale dell'America Centrale, il SEDAC, uno spazio di comunione, di discernimento e di impegno che nutre, rivitalizza e arricchisce le vostre chiese. Pastori che hanno saputo fare passi avanti e dare un segnale che, lungi dall'essere solo un elemento programmatico, ha indicato come il futuro dell'America Centrale e di qualunque altra regione del mondo passa necessariamente attraverso la lucidità e la capacità di ampliare la visione, di unire gli sforzi in un lavoro paziente e generoso di ascolto, comprensione, dedizione e impegno, e di poter così discernere i nuovi orizzonti verso i quali lo Spirito ci sta conducendo. In questi 75 anni della sua fondazione, il SEDAC ha cercato di condividere le gioie e le tristezze, le lotte e le speranze dei popoli dell'America Centrale, la cui storia è stata intrecciata e forgiata con la storia della vostra gente. Molti uomini e donne, sacerdoti, consacrati, consacrate laici, hanno offerto la loro vita per e hanno sparso il loro sangue per mantenere viva la voce profetica della Chiesa di fronte all'ingiustizia, all'impoverimento di tante persone e all'abuso di potere. E ricordo che sacerdote da giovane qualcuno diceva delle brutte parole, ma la vostra costanza ha indicato il cammino. Essi ci ricordano che chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita, chi realmente anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifica il Santo, è chiamato a tormentarsi, spendersi e stancarsi, cercando di vivere le opere di misericordia. E questo non come elemosina, ma come vocazione. Tra i frutti profetici della Chiesa in America Centrale sono lieto di evidenziare la figura di Sant'Oscar Romero, che ho avuto il privilegio di canonizzare di recente nel contesto del Sinodo dei Vescovi sui Giovani. La sua vita e il suo insegnamento sono fonte costante di ispirazione per le nostre chiese e in modo particolare per noi vescovi. E anche questo è stata una cattiva parola, secondo alcuni. Escomulgato in los cuchicheos privados de tantos obispos. E anche tanti, è stato oggetto di cattive parole nelle chiacchiere private di tanti vescovi.
Il motto che ha scelto per il suo stemma episcopale che sormonta la sua tomba esprime chiaramente il suo principio ispiratore e ciò che è stata la sua vita di pastore: sentire con la Chiesa, bussola che ha segnato la sua vita nella fedeltà anche nei momenti più turbolenti. È un'eredità che può diventare una testimonianza attiva e vivificante per noi, chiamati a nostra volta alla dedizione martiriale nel servizio quotidiano alla nostra gente. E su questa eredità vorrei basarmi per questa riflessione che voglio condividere con voi. Sentire con la Chiesa, voglio condividerla con voi, con la figura di Romero. So che tra noi ci sono persone che lo hanno conosciuto personalmente, come il cardinale Rosa Chavez, il cardinale Borracino, candidato al premio Nobel della fedeltà. Quindi Eminenza, se pensi che mi sbagli in qualche osservazione, mi può correggere. Appellarsi alla figura di Romero significa appellarsi alla santità e al carattere profetico che vive nel DNA delle vostre chiese particolari. Sentire con la Chiesa, questo bisogna ricordarselo. Riconoscenza e gratitudine. Quando Sant'Ignazio propone le regole per sentire con la Chiesa, scusate per la pubblicità, cerca di aiutare chi fa gli esercizi a superare qualsiasi tipo di false dicotomie o antagonismi che possono ridurre la vita dello spirito all'abituale tentazione di adattare la parola di Dio ai propri interessi. Così permette all'esercitante la grazia di sentirsi e sapersi parte di un corpo apostolico più grande di lui e allo stesso tempo con la consapevolezza reale delle sue forze e delle sue possibilità, né debole ma nemmeno selettivo o temerario. Sentirsi parte di un tutto che sarà sempre più della somma delle parti e che è accompagnato da una presenza che sempre lo supererà. Quindi vorrei concentrare questo primo sentire con la Chiesa ricevuto da Sant'Oscar come azione di grazie, ovvero gratitudine per il tanto bene ricevuto e non meritato. Romero ha potuto sintonizzarsi e imparare a vivere la Chiesa perché amava intimamente chi lo aveva generato nella fede. Senza questo amore intimo sarà molto difficile comprendere la sua storia e la sua conversione, poiché è stato questo medesimo amore a guidarlo fino a donarsi nel martirio, quell'amore che nasce dall'accogliere un dono totalmente gratuito che non ci appartiene e che ci libera da ogni pretesa e tentazione di crederci i suoi proprietari o i suoi unici interpreti. Non abbiamo inventato noi la Chiesa. La Chiesa non è nata con noi e andrà avanti senza di noi. Tale atteggiamento, lungi dall'abbandonarci all'apatia, suscita un'insondabile e inimmaginabile gratitudine che dà nutrimento a tutto. Il martirio non è sinonimo di pusillanimità o l'atteggiamento di qualcuno che non ama la vita e non sa riconoscere il suo valore. Al contrario, il martire è colui che è in grado di incarnare e tradurre in vita questa azione di grazia. Romero ha sentito con la Chiesa perché prima di tutto ha amato la Chiesa come madre che lo ha generato nella fede e si è sentito membro e parte di essa. Secondo, un amore che sa di popolo. Questo amore fatto di adesione e gratitudine lo ha portato ad abbracciare con passione, ma anche con dedizione e studio, tutto l'apporto e il rinnovamento magisteriale che il Concilio Vaticano II proponeva. Lì trovava la mano sicura per seguire Cristo. Non è stato un ideologo né un ideologico. La sua azione è nata da una compenetrazione con i documenti conciliari. Illuminato da questo orizzonte ecclesiale, sentire con la Chiesa significa per Romero contemplarla come popolo di Dio,
perché il Signore non ha voluto salvarci ognuno di noi in modo isolato e separato, ma ha voluto costituire un popolo che lo confessasse nella verità e lo servisse nella santità. Un popolo intero che possiede, custodisce e celebra l'unzione del Santo e davanti al quale Romero si poneva in ascolto per non rifiutare la sua ispirazione. Così ci mostra che il pastore, per cercare e incontrare il Signore, deve imparare e ascoltare il battito del cuore del suo popolo, sentire l'odore degli uomini e delle donne di oggi, fino a rimanere impregnato delle loro gioie e speranze, delle loro tristezze e angosce. E così comprendere in profondità la parola di Dio. Ascolto del popolo a lui affidato, fino a respirare e scoprire per mezzo di esso la volontà di Dio che ci chiama, senza dicotomie o falsi antagonismi, perché solo l'amore di Dio è capace di armonizzare tutti i nostri amori in un medesimo sentire e guardare per Lui, insomma sentire con la Chiesa e prendere parte alla gloria della Chiesa, che consiste nel portare nel proprio intimo tutta la kenosis di Cristo. Nella Chiesa Cristo vive tra di noi e perciò essa deve essere umile e povera, perché una Chiesa arrogante, una Chiesa piena di orgoglio, una Chiesa autosufficiente non è la Chiesa della kenosis, come diceva lui nell'omelia del 1 ottobre 1978. Terzo punto, portare dentro di sé la kenosis di Cristo. Questa non è solo la gloria della Chiesa, ma anche una vocazione, un invito affinché sia nostra gloria personale e cammino di santità. La kenosis di Cristo non è una cosa del passato, ma una garanzia attuale per sentire e scoprire la sua presenza operante nella storia. Una presenza che non possiamo e non vogliamo tacere, perché sappiamo e abbiamo sperimentato che solo Lui è via, verità e vita. La kenosis di Cristo ci ricorda che Dio salva nella storia, nella vita di ogni uomo, che questa è anche la sua storia e lì ci viene incontro. È importante, fratelli, che non abbiamo paura di accostare e toccare le ferite della nostra gente, che sono anche le nostre ferite. E questo farlo nello stile del Signore. Il pastore non può stare lontano dalla sofferenza del suo popolo. Anzi, potremmo dire che il cuore del pastore si misura in base alla sua capacità di commuoversi di fronte a tante vite ferite e minacciate. Farlo nello stile del Signore significa lasciare che questa sofferenza colpisca e contrassegni le nostre priorità e i nostri gusti, caratterizzi l'uso del tempo e del denaro e anche il nostro modo di pregare per poter ungere tutto e tutti con la consolazione dell'amicizia di Gesù Cristo in una comunità di fede che contenga e apra un orizzonte sempre nuovo che dia segno e speranza alla vita. La kenosis di Cristo esige di abbandonare le virtualità dell'esistenza e dei discorsi per ascoltare il rumore e il richiamo costante di persone reali che ci provocano a creare legami. E lasciatemelo dire, le reti servono a creare contatti, ma non radici. Non sono in grado di darci un'appartenenza, di farci sentire parte di uno stesso popolo. Senza questo sentire, tutto il nostro parlare, riunirci, incontrarci e scrivere sarà segno di una fede che non ha saputo accompagnare la kenosi del Signore, una fede che è rimasta a metà strada. Quando mi ricordo un pensatore latinoamericano
la religione di un Dio senza Cristo, con una religione, un Dio senza Cristo, o un Cristo senza Chiesa, e una Chiesa senza popolo. Questo è da evitare. La kenosis di Cristo è giovane. Questa giornata mondiale della gioventù è un'occasione unica per andare incontro e avvicinarsi ancora di più alla realtà dei nostri giovani, una realtà piena di speranza e di desideri, ma anche profondamente segnata da tante ferite. Con loro potremo leggere in modo rinnovato la nostra epoca e riconoscere i segni dei tempi perché, come hanno affermato i padri sinodali, i giovani sono uno dei luoghi teologici in cui il Signore ci fa conoscere alcune delle sue aspettative e delle sue sfide per costruire il domani. Con loro potremo vedere meglio come rendere il Vangelo più accessibile e credibile nel mondo in cui viviamo. Essi sono come un termometro per sapere a che punto siamo come comunità e come società. Essi portano dentro una inquietudine che dobbiamo apprezzare, rispettare, accompagnare, e quanto bene fa a tutti noi, perché ci smuove e ci ricorda che il pastore non smette mai di essere un discepolo ed è sempre in cammino. Questa sana inquietudine ci mette in movimento e ci precede. Questo lo hanno ricordato i padri sinodali quando hanno detto: i giovani, per certi aspetti, precedono i pastori. I pastori rispetto al loro gregge non sempre vanno avanti. In alcuni momenti devono andare avanti per indicare il cammino, ma in altri momenti devono stare in mezzo per sentire quello che succede, per capire il gregge. In altri momenti devono stare dietro per custodire gli ultimi, perché non rimanga nessuno indietro che diventi materiale di scarto. Deve riempirci di gioia constatare che la semina non è andata a vuoto. Molte di quelle aspirazioni e intuizioni dei giovani si sono sviluppate in seno alla famiglia, nutrite da una nonna o da una catechista. È la seconda volta che vedo una nonna. L'ho vista ieri e oggi, una vecchietta così, molto magra, della mia età o anche più anziana, con una mitra di cartone che si era messa in testa e un cartello che diceva: santità, anche noi nonne facciamo sentire. E quindi i giovani che hanno imparato queste cose nelle famiglie, nelle parrocchie, nella pastorale giovanile, desideri che sono cresciuti nell'ascolto del Vangelo in comunità con fede viva e fervente che trova una terra per germogliare, come non ringraziare di avere giovani desiderosi di vivere il Vangelo. Ovviamente questo stanca, ovviamente disturbano qualche volta. Mi viene in mente quella frase che diceva un filosofo greco, e adesso la dico ai giovani: sono come una sella su un cavallo nobile. E i cavalli siamo noi, naturalmente. Questa realtà ci stimola un maggior impegno per aiutarli a crescere, offrendo i loro spazi, offrendo loro spazi maggiori e migliori che li generino al sogno di Dio. La Chiesa, per sua natura, è madre, come tale genera e incuba la vita, proteggendola da tutto ciò che può minacciare il suo sviluppo. Gestazione nella libertà e per la libertà.
Vi esorto pertanto a promuovere programmi e centri educativi che sappiano accompagnare, sostenere e responsabilizzare e rafforzare i vostri giovani. Per favore, rubateli alla strada prima che sia la cultura della morte che, vendendo loro del fumo e soluzioni magiche, catturi e sfrutti la loro immaginazione, le loro inquietudini. Ma fate questo non con paternalismo, perché non lo tollerano, non dall'alto in basso, perché non è questo che il Signore ci chiede, ma come padri, come fratelli, verso fratelli. Essi sono un volto di Cristo per noi, a Cristo non possiamo affrontarlo dall'alto in basso, ma dal basso in alto, come diceva Romero il 2 settembre del 79. Sono molti giovani che purtroppo sono stati sedotti con risposte immediate che ipotecano la vita. Quindi, quelli a cui è stata data un'illusione a breve termine e poi sono andati coi sono stati abbandonati a metà del cammino perché pensavano di bastare a se stessi. Ci dicevano i padri sinodali, per costrizione o mancanza di alternative, i giovani si trovano immersi in situazioni fortemente conflittuali e senza rapida soluzione. Violenza domestica, femminicidi, che piaga vive il nostro continente in questo senso. Bande armate e criminali, traffico di droga, sfruttamento sessuale di minori e non più minori, eccetera. E fa male constatare che alla base di molte di queste situazioni c'è un'esperienza di orfanezza, frutto di una cultura e di una società che ha rotto gli argini, li ha rotti completamente. Famiglie molto spesso logorate da un sistema economico che non ha come priorità le persone e il bene comune e che ha fatto della speculazione il suo paradiso, dove continuare a ingrassare senza vedere a scapito di chi, a spese di chi. E così i nostri giovani, senza il calore di una casa, senza famiglia, senza comunità, senza appartenenza, sono lasciati in balia del primo truffatore. Non dimentichiamo che un vero dolore che nasce dall'uomo appartiene innanzitutto a Dio. Non separiamo ciò che Egli ha voluto unire nel suo Figlio. Il futuro esige che si rispetti il presente riconoscendo la dignità delle culture dei vostri popoli e impegnandosi a valorizzarle. Anche in questo si gioca la dignità, nell'autostima culturale. La vostra gente non è la serie B della società e di nessuno. Ha una storia ricca che va accettata, apprezzata e incoraggiata. I semi del regno sono stati piantati in queste terre. Abbiamo il dovere di riconoscerli, prendercene cura e custodirli, perché niente di quello che Dio ha piantato di buono si secchi a causa di interessi falsi che diffondono dappertutto la corruzione e crescono spogliando i più poveri. Avere cura delle radici e tutelare il ricco patrimonio storico, culturale e spirituale che questa terra per secoli ha saputo amalgamare. Impegnatevi e alzate la voce contro la desertificazione culturale e contro la desertificazione spirituale dei vostri popoli, che produce un'indigenza radicale, perché lascia senza quella indispensabile immunità vitale che mantiene la dignità nei momenti di maggiore difficoltà. E vi congratulo per l'iniziativa di questa giornata mondiale di gioventù. Abbiate iniziato con la giornata della gioventù indigena della diocesi con la giornata di Tarin
Ecco la giornata della gioventù di origine africana. E questa è stata una bella iniziativa per far vedere questa poliedricità del vostro popolo. Nell'ultima lettera pastorale voi affermate: ultimamente la nostra regione è stata colpita dalla migrazione fatta in un modo nuovo, essendo di massa e organizzata, e ciò ha messo in evidenza i motivi che causano una migrazione forzata e i pericoli che questa comporta per la dignità della persona umana. Molti migranti hanno un volto giovane, cercano qualcosa di meglio per le loro famiglie, non temono di rischiare, lasciare tutto pur di offrire le condizioni minime che garantiscano un futuro migliore. Per questo non basta la denuncia, ma dobbiamo annunciare concretamente una buona notizia. La Chiesa, grazie alla sua universalità, può offrire quell'ospitalità fraterna e accogliente in modo che le comunità di origine e quelle di arrivo dialoghino e contribuiscano a superare paure e diffidenze e rafforzino i legami che le migrazioni nell'immaginario collettivo minacciano di spezzare. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare. I popoli possono essere i quattro verbi con cui la Chiesa in questa situazione migratoria coniuga la sua maternità nell'oggi della storia. Il vicario generale di Parigi, Monsignor Benazzi, ha pubblicato un libro che ha come sottotitolo Accogliere i migranti, una chiamata al coraggio. Una cosa questo libro. È un gioiello questo libro. E lui partecipa a questa giornata. Tutti gli sforzi che potrete compiere gettando ponti tra comunità ecclesiali, parrocchiali, diocesane, come pure mediante le conferenze episcopali, saranno un gesto profetico della Chiesa che in Cristo è segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Così la tentazione di limitarsi alla mera denuncia svanisce e si attua l'annuncio della vita nuova che il Signore ci dona. Ricordiamo l'esortazione di San Giovanni. Se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non parliamo soltanto con la lingua, ma con le opere, con i fatti e nella verità. Tutte queste situazioni pongono domande. Sono situazioni che ci chiamano alla conversione, alla solidarietà e a un'azione educativa incisiva nelle nostre comunità. Non possiamo rimanere indifferenti. Il mondo scarta, lo spirito del mondo scarta, noi lo sappiamo e ne soffriamo. La kenosis di Cristo no, l'abbiamo sperimentato e continuiamo a sperimentarlo nella nostra stessa carne, con il perdono e la conversione. Questa tensione